Ho sempre sostenuto, anche da magistrato, che se si vuole sconfiggere in modo efficace la corruzione e le mafie, aggiungo concussione e peculato, anche altri reati contro la pubblica amministrazione, bisogna andare a colpire i patrimoni. Quindi sequestrare i beni, sequestrare i patrimoni, non solo dei mafiosi ma anche dei corrotti e dei corruttori, che talvolta sono anche le stesse persone. Quindi quella è sicuramente la strada e mi auguro che si vada avanti in modo efficace in quella direzione.